Tutto pronto per iniziare. L'arbitro chiama l'attenzione, 5 giocatori in campo schierati da una parte e dall'altra. Guardiamo gli sguardi aggressivi di questi ragazzi pronti a tutto. Trieste che vuole assolutamente rimontare, mentre i ragazzi di Castello vogliono difendere questo risultato che hanno conquistato sul campo. Siamo pronti. Palle in mezzo e via! Scattano al centro. Palla in mano dal 10 al 12, ma il 2, il capitano del Trieste recupera. Riescono a ricostruire il Trieste. Palla numero 3 che passisce l'azione. Ancora il numero 2 che manovra, riporta su e chiama l'attacco i suoi ragazzi. Intanto Torquetto si schiera assolutamente con rigoria e ordine. I ragazzi tengono bene la difesa, subito aggressivi per conquistare il pallone. Il numero 12, bravissimo, il numero 12 che prende il pallone, posso portare il numero 3 che è contro la palla. C'è subito il capaletto C che gli ha scritto l'azione. Dai, che gioco! Dai, Josef! Dai, parti, pazzo! Dai, Davide! Su, Pagaia! Keeper! Gol del KFC. Vediamo ora cosa saprà fare il Trieste, numero 2 che come al solito gli assiste l'azione. Capitano, ora via numero 3, sempre il numero 2, apre verso il centro, prova il tiro numero 2. Grandissimo gol del capitano numero 2. Sempre aggressivi con numero 10 davanti al portiere. Ora preparazione con numero 12. Oggi al 12! Vai Lobby, vai Lobby! Vai Lobby! Proteggio! Palla che gira, capace di uscire. Ancora in attacco, prova il tiro! La calata del numero 2 è sempre presente. Campo. Vai Fando! Ora batte il capace. Si schiera la risposta del Trieste. Sono numero 10 Buri a cercare. No, Bioccio 10! Trieste è aggressivo. Davide! Trieste sempre aggressivo. Palla numero 3, prova il tiro, passaggio, la porta, prova il numero 4, traversa il numero 4. Dai, gioco! Vai, Jose! Con calma, il numero 2 sicuramente. Ah, è un giocatore che riesce a una buona tecnica, infatti imbastisce l'azione. Vediamo come si muove anche Emilio, commenta positivamente il ragazzo di Trieste. Dai, Josef! Ora sempre di Trieste. Trieste che cerca di recuperare lo svantaggio, allarga sul numero 3. Numero 3 in controllo. Vediamo come il ragazzo tiene bene e difende questo pallone. Apre verso di nuovo il numero 2. Dai, gioco! Tiro e no. Angolo! Un applauso ad entrambe le squadre per la grinta e la cattiveria sportiva. No, sono in questo momento. Numero 2 che si esibisce anche in un eschimo di sopravvivenza. Attenzione che rimposta, sempre Trieste, si schiera molto bene la difesa del KFC. Palla Trieste, numero 5, prova il tiro e non ce la fa. Ora palla di nuovo a Trieste. Lobby!
fermo al tempo giustamente per il recupero del pallone. Sì, vaffanculo, noi non ricordiamo che sono atleti di una giovane età e che per loro la porta comunque in salità. Lo metto a mezzo. Palla di nuovo al KFC che con numero 1 è arrivato il pallone. Stanno riprendendo. Sempre KFC. Inizia con calma la manovra. Numero 1. Avanzano, vediamo molto aggressivi subito il KFC. E sicuramente con questa figa del tutto ci farà vedere cosa ha risultato. Bomba bestia. Tiro! Attenzione al numero 1. Ma che cosa? No! Resto qua molto bene. Fallo. C'è un fallo fischiato in favore del Trieste. Vediamo se proveranno direttamente il tiro. Vai! Numero 3. No! E recupera il KFC in azione. Ok, dai, il Trieste intanto recupera le posizioni di difesa, subito in porta numero 2, si schiera la difesa con numero 3, numero 4 e numero 5. Andiamo avanti! Ok, 14! Ma come si alza? Tu con lo scarabattolo che ci quando facevo io l'allenamento con lo scarabattolo? Bene, Sturchetti si comporta un gran tiro. Attenzione, vediamo adesso che è venuto il tecnico del KFC, perché nella canona poco esiste un'area tecnica dove un allenatore deve rimanere. Parte ora il Trieste. Trieste sempre grintoso, la prova un cambio con il numero 7 che entra in acqua. Numero 3 che avanza da solo, numero 2 prova il tiro ed è fuori. Pallone che viene recuperato dal KFC, infatti nessun giocatore del Trieste aveva toccato il pallone. Apertura verso il portiere che massisce l'azione. I ritmi comunque sono alti, siamo sul 5-2, per cui i ragazzi del Trieste ancora non mollano, ma il KFC vuole far vedere che si sta ancora sicuramente una nuova occasione da rete. Ballo! Marcia Dani! 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 Attenzione, prova il tiro, ma tre anche la possibilità di tiro, ma comunque ancora la ragazza non vola, palla in mano, determinazione, rimasta situazione. Ribatte veramente questa partita. Bravo Josef! Grande Josef! Josef! Che si sta in difesa. Oh, calma!
quando vai di qualcuno che lo spingono. Dammola lì! Ma la difesa non fa un cazzo!